che erano discretamente confuse, ho ritrovato il palazzo in via del Monterone, via di Torre Argentina, siamo per intenderci subito a nord dell'arco di Torre Argentina, dove oggi ci sono gli scavi dei templi romani di età repubblicana, dove era stato ucciso Giulio Cesare, dove c'era il teatro di Pompeo, quelle belle robe lì. Il cardinale Botei costruisce questo, affitta questo edificio. L'edificio in sé è un edificio di fine Cinquecento, una modesta ma elegante facciata su via di Torre Argentina attuale, uno sviluppo sostanzialmente quadrangolare, e all'interno alcune decorazioni manieristiche che vi risparmio, e soprattutto gli inventari che ci ridanno l'idea bellissima di questo palazzo con le sue logge, le sue piante di viole, l'intera galleria con le violette. Dice, perché il cardinale Modena era un romantico? No, perché le mangiava, perché la viola è uno degli elementi fondamentali della cucina seicentesca, le piante di agrumi, limoni, le piante di limoni entro vaso nell'altra loggia, la ricchissima collezione di dipinti e di sculture che ho pubblicato a più riprese e che stiamo adesso faticosamente ricostruendo. Oggi questo palazzo è diviso a metà tra le suore monache benedettine e il partito radicale, non vorrei essere nei panni di quell'amministratore di condominio, e dicevo, e all'interno il resto più vistoso dell'età di Omodei è sicuramente la galleria di Apollo, la galleria trionfale, dove il cardinale aveva radunato le statue antiche della sua collezione, oggi disperse tranne due, che poi antiche e moderne, non è confronto, che poi vi mostrerò, e la galleria è oggi trasformata in cappella dalle monache. Questo ha implicato qualche pudico restauro, qualche copertura di pudenda, onde evitare che la sensibilità delle monache venisse offesa, ma la galleria è ancora esistente ed è opera di Giacinto Brandi. Tanto per cambiare. Vorrei veramente, scusate, magari qualche particolare in più vi mostro velocemente, ma vorrei mostrarvela perché abitualmente non è accessibile, è ovvio, e questa è una chicca che mi permetto di regalare ai presenti, no? Penso sia anche bello all'intorno, ve la mostro proprio in sequenza, all'intorno ci sono queste allegorie del tempo che su cui vince la gloria di Casa Modei e delle forze malvagie che vengono battute dal trionfo solare del carro di Apollo. In sostanza gli stessi temi allegorici che ritroviamo qui a Musano, vediamoci. Ecco, vedete proprio questa bellissima sequenza di immagini, qui il carro d'Apollo al centro, il putto con la faccia dell'immortalità che disperde le tenebre, ecco l'ira che viene cacciata. Le mostro apposta così perché la sequenza parietale, quella che una vede alzando la testa, ecco, qui più da vicino al carro di Apollo, e qui è invece la visione naturale, questi sono i colori veri, quelli prima erano pompati dalle luci di sottogronda, questi sono invece grosso modo i colori naturali, e qui come appare la galleria, questo ambiente ovviamente lungo e elegante, con il grande ovato centrale raffigurante il trionfo solare di Apollo. Ecco, nel resto del palazzo avanzano pochi frammenti, questo è uno stemma in stucco, lo stemma Modei è stato cancellato e sostituito da questo stemma Buoncompagni, e questo ancora meglio, qui c'era un busto del cardinale, lo sappiamo di certo dalla descrizione dell'inventario, non c'è più, avanzano questi due putti che reggono la sontuosa corniciatura del incavo dove stava il busto, secondo il busto di origine genovese, poi trapiantato a Roma, ahimè qualche testa di Rapanello ha ampiamente intonacato questi stucchi, molto eleganti, molto lombardi, molto vicini a Raggi e Ferrata, sui quali però non mi esprimo finché un auspicato restauro non leverà la croppa delle mani di vernice, Gioche le Bona, che qualche parente di Alarico e di Attila ha abbondantemente buttato sugli stucchi. Questi erano gli appartamenti del piano nobile che erano introdotti da questo stemma. All'interno la splendida collezione, a pochi pezzi oggi riusciamo a recuperare nei vari musei, questo è il famoso turco di Pier Francesco Bona da Contrerio, tanto per cambiare, oggi al Museo del Louvre, che raffigura una delle tante esercitazioni di Mola,
scusate, sul tema della turcheria, cioè questo interesse per metà spaventato, per metà curioso, di rappresentare il guerriero orientale. Questo non è ovviamente un turco qualsiasi, questo è un giannizzero, quindi della guardia imperiale degli Osmanli, vestito sontuosamente, un arciere giannizzero, con questa tipica raffigurazione normale del Seicento romano di un paesaggio fortemente scorciato qui, che permette al cielo nubinoso di essere il vero sfondo chiaro alle forme prevalentemente scure delle vesti del protagonista a tre quarti. È un'immagine molto bella, molto sontuosa. Questo sicuramente era il turco Omodei, perché sul retro c'è un frammento del sigillo cardinalizio dell'Apollo, quindi viene sicuramente la collezione Omodei. Questo è un caso ancora più celebre, questa strana, sono due dipinti omologhi, una strage degli innocenti su cui ancora si discute che sia quello Omodei o no, è un ratto delle Sabine che Omodei acquista da Nicolas Poussin. È abbastanza ovvio come ha fatto a comprarli, Duguay, cognato di Poussin, è uno dei pittori di fiducia di Omodei. Quindi questi due dipinti, un ratto delle Sabine, sicuramente questo, e una strage degli innocenti, ci abbiamo ancora qualche dubbio su quale sia delle varie versioni a noi pervenute, questi due dipinti Omodei a un certo punto li vende niente poco di meno che a Luigi XIV. E infatti stanno all'Ouvre, perché i nemici sono i nemici, ma le palanche sono le palanche. Dove sono? Ciao, ciao. Allora, questi dipinti oggi tuttora all'Ouvre, dalle porte reali ovviamente travasate al Louvre, sono tra i capolavori di Poussin. Vi faccio notare qui la bellezza con cui il grande, il sommo classicista fonde la agitazione estrema dei personaggi, dove sono evidenti le grandi ascendenze da Raffaello a Guido Reni, con lo sfondo invece che è uno spaccato di Roma da una visione idealizzata del Pantheon, del tutto astorico ovviamente essendo Romolo questo signore, a squarci di vita quotidiana delle strade della Roma 5-600. Ecco, questo dipinto è un dipinto opera di due artisti, uno è Fioravanti, il Fioravante, che è questo pittore di origine bolognese, l'altro è il pittore Fiammingo. Questo dipinto raffigura la Maddalena come allegoria della vanitas, cioè della vanità dei piaceri mondani, dipinto che diciamo, si fa dopo averne goduto abbondantemente, no? Ecco. E dicevo, questo dipinto, scusate, a fondo bianco e nero, oggi è nel Museo Universitario di St. Andrews in Scozia, quindi come vedete una dispersione a 360 gradi. Vi segnalo un particolare: sul tavolo c'è questo bronzetto che non è banale, è un bronzetto di François Duquesnoy, Duquesnoy, il giovane, il grande scultore di bronzo Franco Fiammingo, amato dal cardinale Omodei. Ecco, guardate questa immagine, eccolo qua, ce l'abbiamo. Allora, quel dipinto, quel dipinto raffigura una scultura in collezione Omodei, traduzione, è stato fatto fare da Omodei anche per immortalare la propria collezione. Quindi questo dipinto del Fioravante molto probabilmente raffigura statue, oggetti di lusso e ovviamente il bronzetto di Duquesnoy, che è stato commissionato direttamente dal cardinale. Ecco il punto. Mi sono parlato, ci torno dopo su Duquesnoy. Questi due bronzetti bellissimi, uno e uno due, il Mercurio e l'Apollo, sono opere di bronzo di piccolo formato, sono qua, sono sculture che vengono messe sui tavoli molto banalmente per ornamento, e sono oggi conservati a Vienna nella collezione dei principi di Liechtenstein. Fino a qualche anno fa erano a Vaduzze, quindi li troverete magari con questa vecchia denominazione, e sono sicuramente le copie Omodei, perché di questi bronzetti Duquesnoy fa più versioni. Queste sono sicuramente quelle Omodei, perché la trafila è stata ricostruita con esattezza, vengono venduti a Roma nel 700 dal nipote, fanno un po' di giri strani e poi il principe Adam von zu Liechtenstein li acquista a Roma e se li porta a Vaduzza, dove poi 20 anni fa vengono spostati a Vienna, sempre nel palazzo dei Liechtenstein. Ok? Quindi bellissimi, interessanti, proprio anche questa storia illustra, ecco, capite il livello, adesso scusate, le acquisizioni possono anche essere
di molto successive alla morte di Omodei, d'accordo. Però il fatto che i suoi dipinti finiscono al Louvre, finiscono ai Liechtenstein, cioè non è che sono proprio collezioni, non è il Museo di Crevalcuore, ecco. Per cui evidentemente implica una qualità, una selezione qualitativa assolutamente, assolutamente rigorosa. E guardate l'eleganza, la grazia, e capite perché. Omodei era affascinato dall'arte di Algardi, quale ancora poteva percepirle in ferrate e soprattutto in raggi. Per cui accanto a una vena berniniana, più barocca, Omodei amava questa idealità, questa delicatezza, questo gusto del sublime di modello addirittura greco. E quindi è chiaro che come l'aveva trovato nei seguaci di Algardi, così lo trovi in Duquesnoy, per cui lo apprezza particolarmente. Sono veramente belli. Ecco, questo invece è un dipinto che ha una storia curiosissima. Dunque, questo dipinto, diciamo subito, diamogli la carta d'identità, è un dipinto di Gaspard Duguay, tanto per cambiare, e raffigura l'eremo di Frascati a l'eremo dei Camaldolesi a Frascati. Allora, bisogna capire bene, premetto che questo dipinto stava a Cusano e attualmente sta a Londra nella filiale di Banca Intesa San Paolo, perché la Carico, la Fondazione Carico lo acquistò, poi la Fondazione Carico dà i dipinti alle varie filiali e l'ho ritrovato anni fa a Londra. Dunque, ma viene da usare. Allora, dunque, spiego la storia. Voi sapete che nel 600, soprattutto a opera di Alessandro VII, i colli albani vengono fatti oggetto di una particolare attenzione vacanziera da parte del Romano Pontefice e quindi di tutto Cucuzzaro dietro Romano Pontefice. Il caso più clamoroso è la villa pontificia di Castel Gandolfo, che non viene messa lì per sbaglio, non per, solo perché il luogo è ameno, ma anche perché il luogo a due passi, a un passo dalla, da Tusculum, quindi è dal tempio di Giove Laziale, il grande tempio legato alla memoria di Alba Longa, quindi alle origini stesse di Roma, e dall'altro lato è il luogo della villa di Tusculum di Cicerone, la villa dove Cicerone ha ambientato le Tusculane Disputationes e ha scritto gran parte delle sue opere filosofiche tra il 46 e il 44 a.C. Poi ha avuto un problema alla carotide, il caso Pugnani. Allora, e dicevo, questa zona diventa zona di vacanza, le grandi ville di Frascati che sono ancora lì a raccontarci lo sfalzo straordinario, in realtà usare quel luogo come vacanziere era già iniziato 50 anni prima, Villa Aldobrandini, che Pietro Aldobrandini, nipote di Clemente VIII, realizza all'inizio del 600, ma insomma va avanti Villa Mondragone e tante altre ville, Frascati, Castel Gandolfo, eccetera. E proprio a Castel Gandolfo, citavo, Alessandro VII fonda la chiesa di San Tommaso di Villanova, che è il modello di Santa Maria della Vittoria a Milano, come dicevo prima. Omodei, dove c'era tra le varie cose a Frascati, un eremo dei benedettini cavaldolesi. È un luogo isolato dove il cardinale Omodei si fa costruire una piccola casa di ritiro, dove si ritirava in meditazione, ogni tanto credeva persino in Dio, quindi si radunava in meditazione, si stava lì a meditare. La struttura purtroppo è stata distrutta nei restauri che subisce nel 700 l'eremo di Camaldoli, e c'è noto, anche l'eremo viene pesantemente manomesso, e c'è noto da questo bellissimo dipinto di Duguay. Allora è chiaro lo scopo, Omodei a casa sua, perché questo dipinto stava a Roma, a casa Omodei, quella che vi ho mostrato, quella con l'affresco di Brandi al Monterone, e guardava l'immagine di quell'eremo di Frascati dove quando era libero si ritirava, e dove vi faccio notare si sommano due temi: il tema cristiano dell'ascesi, dell'uomo di potere, del cardinale che dopo aver passato le sue giornate in curia ha bisogno, vorrei dire anche mentale, ogni tanto di ricordarsi Dio, di ricordarsi, ma anche di recuperare la solitudine, di riportare il collegamento con se stesso. Proprio qui Cicerone aveva scritto la grande frase nunquam minus solus quam solus, non sono mai meno solo di quando sono solo. E questo scopo cristiano si univa però a uno scopo classico, l'ozium letterario, culturale, dopo il negozium degli affari di curia. Quindi capite che c'è questa doppia istanza, che è la stessa che spinge
Bartolomeo Arese a costruire il Ninfeo accanto al grande palazzo di Cesano, e che spinge a soluzioni simili tutte le grandi casate della consorteria Arese che costruiscono i loro palazzi e le loro ville nel nord Milano. Ora, questo bellissimo dipinto viene spedito a Cusano. Abbiamo la bolla, ho ritrovato la bolla di spedizione qualche anno fa, in cui si paga una tassa naturalmente, siccome lui è un cardinale non la paga, il novantenne che è mafia. E allora, e spedisce questi quadri che arrivano a Palazzo Marino e vengono poi smaltiti su Cesano, su Cusano, e infatti li ritroviamo negli inventari settecenteschi. Per cui c'è una, sappiamo tutto di questo quadro. Poi il quadro ritorna al RAM, quando c'è il sequestro dei beni dell'uomo d'oro nel Settecento, viene acquisito molto probabilmente dai Gallarati, e poi viene venduto, alienato, e finisce in Carico nel Novecento, e poi le vicende sono note. Quindi un dipinto estremamente interessante per molti aspetti, e questi li ho già mostrati. Ecco, ultimissimo capitolo, dopo 5 minuti ho finito, il rapporto a dir poco amichevole del cardinale Modena.